Ritornando un attimo sul fronte italiano, lei appunto ci accennava che ha lavorato con tanti registi italiani. Vorremmo qui ricordarne uno in particolare, Pierpaolo Pasolini, che per la sua Medea lei doppiò Maria Callas. Cosa ricorda di questa esperienza? Ricordo tutto, minuto per minuto, perché fu una cosa meravigliosa, non l'ho mai dimenticato e sarò sempre felice di questo ricordo così importante che tengo nel cuore. Io venni chiamata per fare un provino. Non conoscevo Pasolini se non attraverso le sue opere, attraverso la sua poesia soprattutto, i suoi libri, ma non lo conoscevo personalmente. Venni chiamata e feci questo provino e quando vidi e capii, mi dissero che era la Callas e io dissi, ma forse sono un po' giovane, forse, cioè come fa, mi sentii un po' così. Calcoli che poi io vengo da una famiglia di musicisti, mio padre era musicista, per cui il mondo della lirica, io ci sono nata e ci ho vissuto. Per cui la Callas, ero veramente emozionata e frastornata. Comunque feci questo provino con questo gentile signore che non mi disse assolutamente niente, Pasolini. Proprio buongiorno, buonasera, piacere, molto timido, molto gentile, non è che mi dette delle direttive, quindi io andai un po' così e dopo pochi giorni mi dissero che il provino era andato bene e che avrei fatto questo personaggio. E io andai e feci questo personaggio con, non è che parlasse moltissimo, però insomma parlava con un Pasolini che non mi diceva assolutamente niente, niente. Tanto è vero che certe volte restavo, guardavo l'assistente e dico, ma andrà bene. Poi andavo in cabina e dico, senta Massimo, no, va bene. Ah, ecco, però prima di cominciare il doppiaggio, questa è la cosa importante, lui volle che io vedessi il film. La Callas si era doppiata, aveva fatto la sua parte, perché era impensabile che la Callas fosse privata della sua stessa voce. È proprio una contraddizione in termini. E aveva lavorato tantissimo, una settimana ci avevano messo a fare quel doppiaggio e allora lui volle che io vedessi il film con lei. Beh, poche volte io ho voluto sprofondare come in quell'occasione, perché in una saletta di doppiaggio alla Safa Palatino, Pasolini qua, io qua, la signora Callas qua, di cui percepivo l'ostilità in maniera quasi fisica, ma non per me, che manco sapeva chi ero, ma per la figura che io rappresentavo, cioè l'usurpatrice, perché poi lei in quegli anni aveva avuto una storia e un grande amore per Pasolini, un amore insomma diciamo un po' complesso per tante ragioni, e aveva, si rimetteva in gioco, visto che era un po' alla fine della sua carriera come cantante, con questo lavoro, per cui venire orbata, derubata della sua vocalità era per lei uno smacco incredibile. Fra l'altro io sentii questa cosa e mi sembrò meravigliosa, perché lei era bravissima, aveva un accento, come posso dire, un accento esotico, qualcosa che venisse da lontano, come da lontano viene il mito di Medea. Per cui dentro di me dicevo, ma perché la doppia, ma la rovina, è meravigliosa. E invece lui ogni tanto diceva, lo senti Maria, scavalcando me, no? Senti Maria, non vai bene qui, non è giusto questo, no. E lei, non mi ricordo, io mi ricordo che furono le due ore più spaventose della mia vita. Poi appunto cominciamo il doppiaggio, andò benissimo, io persi la voce a un certo punto per una cosa molto drammatica, anche perché dovevo tenere una voce molto scura, c'era una scena, si fermarono, mi aspettarono una settimana, ripresi. E poi finì così, poi lo rincontrai, lui fu tanto affettuoso, carino, e io gli dissi che una sera in un momento di sconforto gli avevo scritto una lettera che non gli avevo mai spedito, che era una lettera, non ricordo, ma probabilmente di ammirazione, di amore in un certo senso, come si può amare una persona così, così meravigliosa, così importante, così geniale come era lui. E lui si dispiacque molto e mi disse, no, non doveva fare così, lei mi doveva mandare quella lettera. Ecco, vede, lei adesso mi ha tolto qualcosa, perché io dovevo avere la sua lettera e lei me l'ha tolta non mandandomela. Queste cose, questi istinti vanno seguiti, quello che si vuol fare col cuore si deve fare. Non lo dimenticherò mai. Un ritorno alla musica, dalla musica di suo padre alla grande musica di Maria Callas.